Bentornati sul canale, carissimi. Oggi voglio farvi vedere, per chi non lo sapesse ancora, come si inserisce una lametta in questo tipo di rasoio, ovvero lo chiavette. Sapete che non è un rasoio a mano libera, perché a mano libera è quello che ha la lama intera che non si cambia, ma bensì va affilata su coramella e pietra, mentre questo qui si usano le lamette normali, quelle che si usano per il rasoio di sicurezza, solamente che vanno spezzate. Andiamo a vedere come. Ed eccoci qui. Allora, questo è lo chiavette. Questo qui è uno chiavette marcato Aurore in acciaio inox. E adesso vi mostro come si mette per chi non lo sapesse. Alla lametta ancora incartata, dobbiamo fare questo movimento, piegarla così, finché non sentiamo il tac. Hai sentito? Poi, una volta rotta, facciamo attenzione, la apriamo. Apriamo prima la parte sotto, poi una parte laterale e prendiamo la lametta. Eccola qui. Vedete? È leggermente incurvata qui. Perché? Perché con la flessione il metallo si è piegato. Queste gobbette in teoria servono anche ad aumentare a far sì che la lametta si incastri meglio dentro alla struttura dello sciavette. Posiamo un attimino la lametta qui. Allora, come funziona questo? Questo qui bisogna tirar su questa parte, così. Qui vedete, c'è l'incavo proprio per mettere il dito, spingere e fare in modo che si distanziano e poi tirare su. Questi qua sono i due punti in cui si va ad ancorare la lametta, in questo caso un'astra, e vedete queste scanalature qui, questa e questa. Devono andare in corrispondenza dei due punti. Una volta che la lametta è dritta, si riavvicina a questa parte, però poi si cerca di allargarla. Perché dico questa cosa qui di allargarla? Perché se noi facciamo scendere il rasoio così, vedete? Va a intruppare. Invece, se la si allarga, si mette e la lametta è già in posizione. E poi si blocca questo. Vedete? Non so se riesco a farvela vedere. Eccola qui. E lo sciavetto è pronto all'uso. Io personalmente la lametta, dopo che ho finito la barba, la tolgo, la sciacquo e poi la rimonto. Perché tanto, voglio dire, questo qua si chiude. Non è che uno ci va a tagliare. Spero di essere stato utile per chi magari voglia approcciarsi a questo mondo e soprattutto all'utilizzo di questo rasoio, perché all'inizio può anche spaventare un pochino, però basta prenderci la mano e ricordatevi l'impugnatura è questa, due dita dietro, due davanti e si procede in questa maniera. Con questo concludo, mi raccomando sempre attenzione alla lametta a come le prendete. Ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!